è la base dei rapporti umani, è la base di quello che può essere il nostro futuro. Il network marketing è uno strumento che può permetterci realmente di arrivare a qualsiasi nostro obiettivo, qualsiasi nostro sogno. Ok? Quindi voglio oggi darvi degli input per il network marketing, quello vero, quello che io ho imparato a fare dal 96 a oggi, perché l'ho imparato a fare quando non c'era internet. Penso che sia quello che ci può realmente cambiare il passo, perché un conto è l'online, bellissimo, niente da dire, ma se sappiamo fare network offline, abbiamo compreso che mixando le due cose possiamo andare veloci ed essere concreti. Una cosa importante, vabbè, chi sono io, Giovanni Valenti, mi conoscete, per i nuovi, ex falegname, una persona normalissima. Ho fatto degli studi che era scuola d'arte, mi hanno bocciato 4 volte perché non era per me. Quello che ho capito nella vita è che quello che mi piace è stare con le persone, creare realmente opportunità a tutte le persone che incontro, come semplicemente sfruttando gli strumenti che mi vengono dati. In questo momento ho trovato questo strumento che è DBM, per me il migliore, tant'è vero che dopo tanti anni di ricerca ho sposato un'azienda. Fino adesso chi mi conosce lo sa, dicevo sempre che non è l'azienda, l'azienda è soltanto uno strumento, eccetera, eccetera. Io in questo momento in realtà questa azienda l'ho proprio sposata, quindi io sono fiero di essere in DBM, di essere DBM, perché ognuno di noi è DBM, ognuno di noi è una parte di DBM. Ora, cosa importantissima, la lista nomi dobbiamo commettere nella nostra testa, che è infinita. Io in questo momento sono in un centro commerciale, passo le giornate, chi lo sa, chi mi ha vissuto, sa che io passo le giornate nei centri commerciali, passo le giornate in giro, perché le persone sono in giro, le persone non sono in casa nostra, le persone sono ovunque a fare una vita normale, e stanno aspettando un'opportunità. Quindi noi, siccome siamo agenti di opportunità, siamo persone che portano opportunità, l'unica cosa che dobbiamo fare è conoscere più persone possibile ogni singolo giorno. Ora, una cosa importante sono i contatti offline, perché online è vero, noi possiamo fare quello che vogliamo, abbiamo i social, se li sfruttiamo bene, possiamo fare grandi cose, però online non ci danno fiducia come offline. Online è un rapporto che è, passatemi il termine, più freddo rispetto a una stretta di mano, un caffè, rispetto a guardarsi negli occhi, perché noi siamo persone, la persona è un animale sociale, ok? Ha bisogno di avere a fianco persone. E una cosa importante che noi non ci rendiamo conto che serve è imparare a vendere. Ma la vendita persuasiva che cos'è? È la vendita manipolativa? No. Manipolazione vuol dire vendere a una persona una cosa che non gli serve e comunque non gliela vendiamo. Persuadere invece vuol dire portare la persona a comprendere che questa cosa gli serve perché non riesce a capire l'esigenza e che gli risolve il problema. Quindi noi cosa facciamo? Semplicemente andiamo a risolvere quale problema fondamentale da fuori. Insegniamo alle persone che esiste un modo che si chiama DBM per accumulare più Bitcoin possibili, più caspa possibile, però per me è sempre Bitcoin, nel senso che caspa mi porterà ad accumulare più Bitcoin, ok? In maniera semplice, perché sostanzialmente una persona che non ha basi può imparare, può crescere e in più, con un semplice bonifico, andrà ad accumulare i suoi Bitcoin senza dover avere grandi conoscenze nella materia. Questa è la soluzione di un problema gigante che c'è là fuori. Fino a qualche anno fa il 5% degli italiani utilizzavano Bitcoin e cripto. Adesso siamo arrivati al 9%. La domanda è: quante persone di quel 9% vorreste che accumulino Bitcoin con voi? E soprattutto, del rimanente 91%, quante persone verranno a conoscenza di Bitcoin grazie a voi? Queste sono le domande che dobbiamo farci. Io faccio delle domande semplici alle persone. Chiedo: mai visto Bitcoin come sta salendo? Sì. Figata, no? Bellissimo. Ok, ma molto, dobbiamo essere molto leggeri. Stiamo parlando delle persone, dobbiamo entrare dei tecnici. Altra cosa che chiedo, per me è importantissima, è: ok, ma tu quale metodo stai utilizzando per accumularli, visto che sai che sta crescendo? Ah no, io non sto utilizzando metodi. Ah, ok, ti presento questo e glielo spiego. Oppure mi dice: ah, li sto comprando, li sto tenendo. E io dico: anch'io. Ma in più ho trovato un sistema per poterli minare. Sai che il mining viene prima di accumularli, perché noi li compriamo da chi li ha minati. E gli spiego. Cioè, ogni domanda ci porta ad entrare, ok? E a creare relazioni con le persone. Ma le relazioni devono essere vere. Quando noi parliamo con le persone, non possiamo subito andare a parlargli del business. Dobbiamo prima creare una relazione. Ed è il tassello che sostanzialmente manca. Alla maggior parte delle persone manca il creare relazioni, pensano che possono chiamare una persona a freddo e vendergli qualsiasi cosa. In realtà, la persona compra soltanto quando si fida di te, quando capisce che gli risolvi il problema e in più si può fidare di te,
allora in quel momento va a comprare il prodotto, il servizio, quello che è. E vi assicuro che le relazioni vere si creano nei mesi, negli anni, nei giorni, ma anche in un secondo si può creare, ma poi va mantenuta. Perché la cosa importante è che noi dobbiamo imparare ad ascoltare invece di parlare. Io mi accorgo sempre di più che quelli che fanno più successo sono quelli che ascoltano. Quelli che fanno meno successo sono quelli che parlano. Dobbiamo renderci conto di questa cosa, perché l'unica cosa che ci porta a parlare è il fare domande aperte. Come vi ho detto prima, io domando come accumuli Bitcoin, però poi lascio parlare l'altra persona. Voi dovete imparare a lasciar parlare l'altra persona, perché l'altra persona vi dirà i punti di dolore, i punti di piacere, cosa desiderano, cosa vogliono raggiungere, perché vorrebbero accumulare Bitcoin, perché non si fidano di questo settore, eccetera. Noi possiamo risolvergli le obiezioni semplicemente se queste obiezioni prima vengono raccontate, vengono argomentate da chi è davanti a noi. Ora, una cosa importante è che noi, ascoltando la persona, possiamo trovare il vero sogno della persona e possiamo farle capire che qui può ottenerlo, qui può arrivarci, perché fateci caso, se una persona ama viaggiare, può viaggiare, se una persona ama lifestyle inteso come bella vita, qua può farla. Se una persona vuole crescere, può farlo. Se vuole una community, può farlo. Se vuole, tra virgolette, avere una macchina, abbiamo anche il bonus car a breve che parte, può farlo. Cioè, realmente qui può crescere, espandere le sue conoscenze, può espandere quello che può essere le sue possibilità di aiutare gli altri, la famiglia, perché abbiamo magari, ognuno di noi ha storie difficili, no? E ognuno di noi ce l'ha difficile in modo suo e ognuno vede che la propria è la più difficile di tutte. Mi assicuro che io conosco tantissime persone, in tutti questi anni ho conosciuto tantissime persone nel network marketing e storie semplici non ne ho mai sentite, ma neanche dalla persona che sta bene economicamente. Le storie semplici non esistono. La vita è fatta di ostacoli ed è bella così. Deve essere fatta di ostacoli, altrimenti se non c'è l'ostacolo noi non cresciamo. Quindi ringraziamo perché i problemi sono la soluzione, ok? Questo è sempre fondamentale, lo dico sempre, i problemi sono la soluzione, ma noi abbiamo la soluzione vera per aiutare le persone a raggiungere il proprio sogno. Ora, Maura Gio, ma come si chiudono le macchine intere? Perché io non ci riesco? Vi dico questo perché, vabbè, Enrico lo sa perché mi guarda Back Office spesso, ho 16-18 macchine intere, non so quante personali, ok? Ma non perché sono più bravo di altri. Questo me lo potrà dire, può dirvelo anche magari Mauro Perfettibile, può dirvelo Nicola, cioè che anche loro chiudono parecchie macchine intere, ok? Non è perché siamo più bravi di altri, è perché abbiamo capito alcune cose. E ora queste cose ve le voglio dire semplicemente perché so che ognuno di voi da domani chiuderà mezze macchine, macchine intere, semplicemente perché avrà attuato qualche piccolo stratagemma, qualche piccola strategia in più che a oggi magari era sfuggita, perché chiaramente abbiamo iniziato un network nuovo, abbiamo iniziato un business in un settore che non era conosciuto, come quello del mining. L'abbiamo fatto, abbiamo dovuto costruire tutto, quindi è chiaro che qualcosa sfugge, ma siamo qui apposta, noi leader, quello che facciamo è semplicemente portarvi la nostra esperienza, ok? Per darvi una mano a saltare le tappe, per darvi una mano a accelerare, per darvi una mano a fare bene da subito senza fare gli errori che abbiamo fatto noi per provare e per trovare poi la soluzione. Ora, numero uno, i capitali grossi li trovi offline. Non mi dite che potete iscrivere a parte qualche caso, ok? I casi non contano per me, io parlo della maggioranza. Ora non so quanti siamo in rete, 4.000, 3.500, non so quanti siamo, ma io parlo del 98%, non parlo mai di quel 2% che magari si sa muovere anche bene offline, a conoscenza, eccetera. Io parlo del tutti perché il network nasce per poter dare la possibilità a chiunque di avere risultato nel tempo. La parola giusta è nel tempo, perché dobbiamo darci il tempo di avere l'esperienza per poter andare a fare la chiusura di alcuni contratti, di crescere, eccetera, eccetera, ok? Comunque, i capitali grossi li troviamo offline, numero uno. Numero due, il target di età per fare le macchine intere non è su TikTok, ragazzi, non è su TikTok. Quindi quando una persona lavora su TikTok, lavorerà sui quarti di macchina, sugli ottavi di macchina, avrà grandi numeri, ma con pacchetti più piccoli. E va bene lo stesso. È un altro modo di lavoro, ma le macchine intere non si trovano su TikTok. Non è il social per TikTok. Per assurdo, Facebook è il social perfetto per fare le macchine intere. C'è un altro tipo di persona, c'è una generazione diversa, ok? Ci sono quelle che hanno dei capitali da parte che non sanno neanche dove metterli in questo momento. Una macchina intera sono più di 10.000 euro.
È difficile che una persona che ti conosce online oggi ti dà questi soldi senza che hai bevuto un caffè, sei andato a cena, a pranzo, la conosci davvero, ok? Quindi ragionate su questa cosa. A volte non, noi ci mortifichiamo perché diciamo, ma quella persona fa le mattine intere e io non sono riuscito. Ma sereni, ragazzi, non siete riusciti per ora. Perché non avete compreso semplicemente che è sui rapporti umani veri e di fiducia che si vanno a chiudere le mattine intere, ok? Quindi un'altra cosa importante, online le persone si distraggono. Quando io faccio vedere qualcosa, un video, un webinar, faccio collegare una persona, si distrae, c'è il figlio che chiama, il fratello che chiama, il padre che chiama, la madre che chiama, magari sta guidando, ha la cuffietta, però si distraggono. Invece offline sono fronte a fronte, l'attenzione è obbligata. È normale che se devo chiudere una macchina intera è meglio farlo offline, perché ha un'altra potenza, un'altra forza, ok? Un'altra cosa importante è che le persone di una certa età, non i ragazzi giovani, ma di una certa età, pensano che online è uguale a truffa. Perché? Perché in questo periodo storico, purtroppo, là fuori stanno giocando molto su Fuffaguru, queste cavolate qua. Perché? Perché nessuno capisce che questa è una tecnica inversa per promuovere se stessi. Quindi queste persone cercano di promuovere se stessi andando a demonizzare altri. E in realtà fanno soltanto vedere chi sono loro, perché quando tu parli male di qualcuno, stai parlando male di te stesso, stai facendo capire che sei una persona che non vale nulla. Io una cosa che dico sempre: appena ti siedi al tavolo e qualcuno inizia a parlare male di qualcuno che non c'è, alzati da quel tavolo, perché appena tu te ne andrai parleranno male di te. Quindi la cosa fondamentale è comprendere che noi dobbiamo stare in un ambiente positivo come quello dei DBM, perché è un ambiente potenziante, positivo, e dobbiamo tenerlo così. Dobbiamo tenerlo potenziante, positivo, è nostra responsabilità. E alcune persone faranno la macchina intera, lavoreranno con noi, perché la macchina intera è un, parliamoci chiaro, la prima cosa che dobbiamo fare è cercare di arrivare alla macchina intera. Se ognuno di voi avesse una macchina intera oggi, capirebbe cosa sto dicendo al 100%, perché? Perché siamo prodotto del prodotto. Quindi il primo obiettivo è arrivare alla nostra macchina intera, due macchine intere, tre macchine intere. Ne parlavo con Gianmarco qualche giorno fa, il mio obiettivo è avere 20 macchine intere, 40 macchine intere. Non parlo di cose piccole, parlo di cose grandi. Perché? Perché credo tantissimo in questa azienda. Credo tantissimo in quello che stiamo costruendo. Credo tantissimo nel nostro CBO, nei nostri founder. Credo tantissimo in ogni leader che c'è all'interno dell'azienda. E ora, questo perché è importante? Perché ve lo specifico? Perché questo credo lo dobbiamo trasmettere là fuori, far capire che questa è un'azienda seria. È vero che c'è tanta fuffa e c'è tanta truffa, ma noi siamo regolamentati. Qua ogni volta che i founder ci promettono una cosa, poi la fanno nei tempi in cui la promettono, danno il massimo impegno, è sempre fatta in maniera legale, perfetta. Quindi quello che dobbiamo capire è che la nostra costanza, quindi i social ci serviranno perché trasmetteremo costanza e faremo vederla fuori che noi non stiamo giocando, e questo porterà fiducia, ma poi sarà offline che chiuderemo le macchine, ok? Un'altra cosa importante, se vuoi fare risultato, fai le chiusure a tre con il tuo leader, ma dopo un'edificazione impeccabile. L'edificazione è fondamentale. L'edificazione non serve al tuo leader a fare il figo, l'edificazione la fai per te, perché devi usare questa come un'arma, perché se edifichi una persona e poi la presenti al tuo ospite, l'ospite saprà che sta parlando con una grande persona, ok? Ora, le macchine intere quindi si chiudono su lista nomi. Perché vi specifico completamente e continuamente questa parola lista nomi? Perché, come vi ho detto prima, la lista nomi è infinita. Io ogni giorno cerco di aggiungere 5-10 nomi alla mia lista nomi. Ragazzi, chi mi dice la lista nomi è bruciata? Io rido per un solo motivo. Sono 27 anni che la mia lista nomi dovrebbe essere bruciata. 27? Com'è possibile? Cioè, non è bruciata. Non è che le persone prendono fuoco. Una persona potrebbe essere interessata a questo business, magari in un altro business dove eravate prima non era interessata. Oppure adesso è uscito il prodotto nuovo. Dovete richiamare tutte le persone che vi hanno detto di no. Tutte le persone che vi hanno detto di sì e sono già in DBM, perché potrebbero avere anche la macchina di Caspa. Tutte le persone che sono in forse, per dirgli: guarda, forse l'altra volta non ti è piaciuto perché Bitcoin in questo momento l'hai visto conservativo, vuoi qualcosa di più speculativo? Abbiamo questo. Quindi diciamo che la lista nomi adesso, da domani, dovete ritirarla fuori e ampliarla, ma riutilizzarla al 100%. Una cosa importantissima, dobbiamo capire che l'online è un amplificatore di opportunità di conoscenza, possiamo conoscere molte più persone, ma poi offline che chiudi il vero contratto, il vero contatto che rimarrà nel tempo, ok?
Perché si creano le vere amicizie. Tant'è vero che fate i meeting dal vivo dopo, no? Siamo qua a un meeting dal vivo in questo momento ed è fondamentale, perché l'energia che si ha dal vivo è diversa. Una cosa importante che dovete ragionare è chi è che apre le mail oggi, con tutte le mail che ci arrivano. Io, sinceramente, ormai non le apro neanche più quelle che sono newsletter, eccetera, eccetera. Però se mi arriva una lettera, la apro subito. Perché siamo ancora tanto ancorati all'offline, anche se non ci crediamo e non lo pensiamo, ok? Quindi una macchina intera la chiudi su persone con cui coltivi un rapporto da mesi o addirittura anni. Questa è una cosa che dovete comprendere, perché mentre coltivate i rapporti per le macchine intere, continuate a fare il vostro lavoro sulle mezze macchine, quarti di macchina, ottavi di macchina, ok? Questa è la cosa fondamentale. Dovete capire che non è una cosa che esclude l'altra, ma mentre coltivate i rapporti per poi fare le cose fatte bene, andiamo a fare i piccoli passaggi che ci permette di fare con la velocità l'online. Quindi online in realtà chiudi velocemente i quarti di macchina. Quattro quarti sono una macchina. Siccome ci vuole veramente poco a farlo online, perché parliamoci chiaro, online una persona la vedi in 48 ore, chiudi e inizia il business. Offline magari ci metti settimane. Allora, mentre stai facendo una cosa, fai anche l'altra. Questo è un professionista. Il mix è il segreto. Online ti dà la velocità e offline ti dà un grande volume d'affari. Tra l'altro, la persona che entra con la macchina intera è avvantaggiata, gli stiamo dando un vantaggio, perché quando poi andrà a parlare con altre persone avrà la sua macchina intera da far vedere. Se farà due macchine intere, come dice sempre il nostro Mauro Perfettibile, cos'è meglio di una legend? Due legend. Perché è così, ragazzi. È vero. Ogni persona prende più credo se ha più parte a questo progetto. È normale questa cosa, ma un consiglio che vi do, e dovete iniziare da oggi: frequentate locali in target. Frequentate locali in target, eventi, serate, corsi. Io guardo che corsi ci sono di comunicazione, eccetera, e ci vado. È una vita che, cioè, vi faccio un esempio: c'è un mio amico, non so, adesso non penso che sia in sala lui, perché oggi aveva da fare col lavoro. È entrato, ha fatto una macchina intera, ma noi ci siamo conosciuti a un corso di ipnosi. E non ha fatto la macchina intera subito, l'ha fatta dopo mesi. Mi ha contattato lui. Ma dopo mesi e mesi da un corso che avevo fatto per l'ipnosi. Perché? Perché lì ci siamo conosciuti, abbiamo capito entrambi che siamo persone per bene, siamo diventati amici e lui mi dice: voglio stare con te, voglio fare con te qualcosa. Facciamo questo business insieme. E capiterà anche a voi questo. Cioè non capiterà, non è una cosa che capita, è una cosa che vi succederà perché è giusto così. Perché avete creato reali valori insieme a persone, quindi reale conoscenza e l'avete coltivata. Offline non è dare volantini, fermare gente a caso. Io ogni tanto mi scrivono persone, ho fatto i volantini, sto dando i volantini. Non è quello. Quello funzionava nel 700. Se mi dai un volantino in mano, lo butto. Anzi, faccio anche sbruffo, no? Che mi è andato il volantino, non so dove buttarlo finché non trovo un cestino. Ragionateci su queste cose. Perché è importantissimo, ma questo non vuol dire, tra virgolette, che non funziona l'offline. Non è quello l'offline, quello non è l'offline. Offline è conoscere persone fuori da internet. Tutto qua. Non è dare i volantini, non è fermare la gente al supermercato, perché ho visto anche fermare gente al supermercato. Cioè, non esiste una roba del genere. Un'altra cosa importante per fare bene offline è sfruttare ciò che conosci bene e le tue passioni. Se sei bravo, faccio un esempio. Se voli con l'aereo, che ne so, il monomotore e sei bravo a volare, parla di quello, frequenta dei club di gente che vola e parla di come tu sei più libero di poter volare perché adesso hai un'entrata passiva, perché hai trovato un sistema, eccetera, eccetera. Parla di quello che conosci, sfrutta quello che conosci per creare nuove amicizie. Altra cosa importante, parla poco, fai domande, ascolta. Perché? Perché le persone vogliono essere ascoltate. Nessuno ascolta in questo mondo. Questo è un periodo in cui nessuno ascolta, però in quel momento si aprono e ti dicono cosa hanno bisogno davvero. Quindi una cosa importante è che offline la vera bravura non è tanto fare il contatto, quello è semplice, ormai siamo capaci, non tutti, però si può imparare tranquillamente, è come fare un'amicizia nuova, ok? Però la cosa fondamentale che dobbiamo capire è che la parte più difficile è quella dove ci sono più soldi, è proprio il follow-up. Perché il follow-up non sarà di 48 ore, il follow-up sarà di giorni, settimane o anni. Però vi faccio una domanda: se io vi firmo una carta adesso, che tra 3 anni
rientrano 100 macchine intere. Soltanto se mi mandate un messaggio una volta a settimana per chiedermi come sto o vi interessate realmente a me, quanti di voi mi manderebbero un messaggio? Tutti. Solo che qual è il problema fondamentale? Che le persone vogliono prima il risultato e poi fare l'azione. Dobbiamo capire che i veri leader prima fanno l'azione e il risultato è soltanto una conseguenza del lavoro fatto bene. Questo è, niente di più, niente di meno. Tutto gira intorno a questo. Se io faccio quello che devo fare come va fatto, avrò sempre il risultato. Nel tempo, ricordatevi questa piccola parte, nel tempo. C'è un tempo per tutto, dobbiamo amare il processo. E online deve essere tutto chiuso in 48 ore, perché in realtà di te non si stanno fidando. Sono presi dall'emozione. Dopo nasce la fiducia invece. Con l'online, dopo conoscendosi, nasce la fiducia, per fortuna anche dico, perché comunque siamo sempre rapporti umani che vengono coltivati dopo però, non prima, ma dopo. I più forti leader sanno l'importanza di una lista nomi fatta bene, ma là fuori ci sono tantissimi ragazzini, non me ne vogliono i ragazzi giovani che ci sono in sala in questo momento, perché io per ragazzini non intendo gli uomini e le donne che sono seduti lì e che hanno preso una decisione per la loro vita, io parlo anche di cinquantenni, quarantenni, trentenni, non mi interessa l'età, io chiamo ragazzini quelli che non sanno di cosa stanno parlando e sparano a caso e dicono la lista nomi è morta, è finita. Ecco, i ragazzini diranno che la lista nomi è morta, è finita, semplicemente per quattro motivi. Uno, non sanno farla. Nessuno gli ha insegnato a farla come si deve. La lista nomi chiaramente va fatta bene. È uno strumento, va usato bene. Numero due, non hanno vere amicizie e non sanno crearle, perché in questo periodo di internet, stare in casa, chiusi, eccetera, molti hanno difficoltà a creare amicizie. Ma anche questo si impara. Io quando vedo che le persone sono molto isolate, che dicono ah, non ho tante amicizie, dico per questo che dovresti imparare proprio a fare network marketing, così impari la comunicazione e da lì ti farai nuove amicizie. Numero tre, che per me è il punto più importante, non sanno fare nulla in realtà, se loro non sono dietro uno schermo. Quindi se non sono leoni da tastiera, non riescono poi dal vivo a parlare perché dal vivo non sanno comunicare. E questo è importante da capire, perché purtroppo nell'epoca di internet vedrete un sacco di haters che vi attaccheranno se pubblicate una storia, eccetera. Voi dovete fregarvene perché sono persone che poi dal vivo sono piccole così. Sono piccole così. Sapete quanto vale una persona che vi critica ma che non fa nulla della sua vita? Zero. Quindi quello che vi dico è che siccome queste persone, punto 4, non hanno una storia da raccontare, pensano che la lista nomi sia morta. In realtà non è morta, la lista nomi è infinita e con questo finisco io invece, perché non voglio, come dicevo prima, io voglio stare sempre nell'orario preciso e sono a 23 minuti più un minuto che mi hanno presentato, quindi sono in orario perfetto. Voglio lasciare spazio, chiaramente non lo presenterò io perché c'è chi presenta al posto mio questa persona, ma voglio una cosa, voglio una promessa da ognuno di voi. Voglio una singola promessa da ognuno di voi, che da oggi prendete questo business come giorno zero, perché il network marketing perdona tutti, quello vero, non l'affiliazione, il network marketing perdona tutti. E chiunque di voi oggi non è arrivato in sala con la qualifica che desiderava, pensa di non poter fare quello che hanno fatto quelle persone sul palco, che sì, sono speciali, ma sono persone normali che con informazioni speciali hanno fatto grandi cose, come io ero un falegname, come altre persone che sono lì in questo momento arrivano da lavori umilissimi, famiglie umilissime, ok? Quindi l'unica promessa che vi chiedo è che dovete dare semplicemente a voi stessi il 100% di tutto quello che volete fare e l'ossessione che potete avere dentro ogni singolo giorno. Ogni giorno vi dovete guardare allo specchio, essere soddisfatti di voi stessi e dare il 100%. Solo questo vi chiedo perché per il resto ci saranno dei giorni in cui il vostro 100% varrà 3. E saranno dei giorni in cui il vostro 100% varrà 100. Non possiamo essere sempre a 100, ma se abbiamo dato il massimo, se abbiamo dato il 100% di noi, saremo sempre fieri di noi stessi, ci potremo fare la pacca sulla spalla perché abbiamo dato il massimo. Date il massimo, vi voglio bene, ricordatevi che ognuno di voi è un diamante, solo che ancora non lo sa. Noi crediamo in voi. Grazie, grazie, grazie. Allora, ho commentato lo breve, ma ci sono la questione che potremmo vedere.